Un Siracusa trasformato travolge città di Comiso 0-4. Marco Scifo fa rifiutare saggiamente qualche elemento che ha tirato fin qui la carretta e schiera, dall'inizio una formazione decisamente a trazione anteriore. Cavallaro, Marafino, Musso, Costa, Gliama, Martinez, Alfieri, Castiglio, Novello, Frittita, Giannaula. Si inizia in ritardo rispetto all'orario previsto delle 14.30 per via di un contrattempo corso alla terna arbitrale, diretta dall'arbitro Tommaso Alberto Vazzano di Catania, coadiuvato dai due assistenti Brian Sanfilippo di Catania e Orazio Fazio di Acireale. Sopra allo stadio Beppe Borgese di Comiso un cielo pumbrio che minaccia pioggia. Sin dalle prime battute di gioco appare un Siracusa diverso, più reattivo e pragmatico rispetto all'ultimo match della scorsa domenica. Infatti, dopo le prime naturali schermaglie di gioco, al 26esimo raggiunge il meritato vantaggio ancora con Frittita, che sembra aver ritrovato la sua vena da goleatore di razza. Il primo tempo prosegue con vani tentativi del Città di Comiso di arrecare qualche fastidio alla difesa del Dusia, che però, contrariamente alle ultime partite, stavolta non si concede alcuna distrazione. Tiene bene e consente al Siracusa di terminare la prima frazione di gioco in vantaggio. Inizia il secondo tempo e in 8 minuti il Siracusa cala il poker e chiude l'incontro, sferrando 3 colpi da knockout al 56esimo con Castiglio, al 58esimo con Giannaula, altro bomber ritrovato, al 64esimo ancora con Castiglio, che realizza la sua personale doppietta che tramortiscono i verdi arance, che probabilmente non si aspettavano un Siracusa così in palla. Finisce così con i legittimi e meritati complimenti a mister Scifo, che ha avuto il coraggio di mettere in campo uno schieramento altamente offensivo ma equilibrato, e ai giocatori che poco per volta iniziano ad assimilare le idee del proprio allenatore e a calarsi nell'atmosfera guerrigliera che si respira tra i dilettanti della promozione. Siracusa ipoteca il passaggio del turno e si rituffa nel campionato con un ritrovato entusiasmo che lo possa riportare a recuperare questi punti che lo separano dalla capolista Megara.